Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Quest'oggi parliamo di Milano, parliamo di San Siro, parliamo del futuro dello stadio di San Siro, se ne è parlato tanto, abbiamo già avuto qua anche vari personaggi che hanno appunto detto la loro, e quest'oggi abbiamo qui invece un comitato, si chiama Comitato Progetto San Siro. Già il nome vi fa capire, Progetto San Siro, l'idea comunque che questo stadio va almeno, diciamo, rifatto, messo a posto, o forse proprio farne uno nuovo è la risposta giusta alla problematica. Ne parliamo appunto con i nostri ospiti, Nicola Pelosi, buongiorno, e Mauro Fagioli, buongiorno. Tutti e due, ti chiedo, Nicola, di stare un po' più vicino al microfono, grazie. No, Mauro va benissimo, grazie mille. Del comitato, no, giusto, giralo, ok, perfetto. Del comitato Progetto San Siro, diciamo appunto un comitato che vuole far sentire la voce di chi dice invece no, quello stadio lì si va rifatto, bisogna rifare un'area, perché no, allora, ce n'è bisogno. Allora, c'è bisogno di seguire quella che è l'indicazione data dai clubs, che sono i soggetti che mettono i capitali privati, rifare lo stadio e riqualificare la zona, perché il rischio è quello che i club decidono di andare a fare lo stadio in un'altra parte per farlo nuovo e quella zona cada in completo abbandono. Lasciando una patata bollente in mano al comune, che non sarà sicuramente in grado di gestirla, così come non è stato in grado di gestire il Palasharp, così come non è stato in grado di gestire il palazzetto dello sport, così come non è in grado di gestire il parcheggio di interscambio di via Novara. E quindi per noi residenti il rischio è che quella zona diventi abbandonata, disabitata, ma diventi più insicura, che possano anche poi lì trovare posto, non so, dei nomadi o delle situazioni di questo tipo, con un ritorno negativissimo per la nostra zona. Quello del rischio che le squadre possano andare da un'altra parte è un rischio che siete spesso volentieri nominare, ma chi è più vicino magari alla politica dice impossibile, non andrebbero da nessuna parte, non esistono zone in cui loro possano fare altri stadi come la zona di San Siro. Non reputo che sia realistico, nel senso, le squadre hanno una necessità che è quella di costruirsi uno stadio per motivi che sono stati ampiamente dibattuti, insomma, voglio dire, anche se è l'unico al mondo, forse, però uno stadio di proprietà di due club. Ma il fatto dei due club, sì, però indipendentemente da questo, lo stadio di proprietà di un club è una necessità anche finanziaria, eccetera. Partiamo dal presupposto che le squadre, voglio dire, ci mettono una parte di quei soldi in maniera diretta, il resto viene messo dai fondi di investimento. E dove andrebbero se non ci fosse San Siro disponibile? Allora, ci sono diverse aree, per esempio c'è Sesto. Ci possono essere altre zone tipo Forze Armate qua a Milano ed altre ancora, ma io dico una cosa, che la politica in questo momento ha veramente poca credibilità. Stiamo vedendo cosa sta succedendo con l'Ilva Taranto, vogliamo pensare all'Italia? La politica parla e poi con quali soldi interviene? Con i nostri, con quelli dei cittadini. La politica però ha dato una risposta qualche giorno fa, come la valutate questa risposta? La risposta è stata una risposta di fondamentalmente apertura, la possibilità di fare un nuovo stadio, ma con un vincolo di mantenere o comunque tenere traccia del vecchio. È una risposta potenzialmente positiva, bisogna vedere quale sarà il proseguio di questa risposta, nel senso che è chiaro che se i vincoli diventano talmente ingestibili da un punto di vista finanziario dell'operazione, è abbastanza probabile che ci possa essere una rinuncia da parte dell'investitore. Perché il tema di questo genere di investimenti, no? Qui stiamo parlando di un privato che mette dei soldi su un'area pubblica che fra 90 anni tornerà ad essere pubblica, quindi è un investimento temporaneo, tra virgolette, un investimento che all'interno di un certo periodo di anni, è stato detto 32 in questo momento, ma voglio dire, poi i conti si fanno chiaramente alla fine, deve rientrare, perché altrimenti l'investitore i soldi non ce li mette. Per cui per fare questo è fuori discussione che il solo stadio e eventualmente un secondo stadio, bisogna capire che cosa significa un secondo stadio, nel senso che il secondo stadio, se diventa una immagine iconica trasformata in tutt'altro, può avere un significato. Se deve rimanere un ulteriore stadio, è chiaro che uno stadio ha una resa economica molto bassa, per cui presumibilmente non quadrerebbero i conti. Sicuramente il comune ha fatto una delibera positiva, perché ha detto che è il nuovo stadio e questo è un passo. Poi ha lasciato aperte le porte per quanto riguarda la rifunzionalizzazione del vecchio stadio. Noi chiediamo al sindaco e alla giunta, che sono poi i soggetti che hanno in mano il pallino in questo momento, di procedere prendendo una decisione rapida, perché i club hanno poco tempo a disposizione e hanno dei tempi dettati dalle logiche imprenditoriali, quindi devono agire in tempi brevi, che si siedano al tavolo con i club senza fare ulteriori proclami e trovino una soluzione
che metta d'accordo entrambi, cioè che permetta al comune di ottenere determinati interessi pubblici, ma permetta ai club di salvaguardare anche il loro budget economico e la loro sostenibilità economica, perché il comune deve ragionare pensando anche alle logiche dei club e non pensando solo alle logiche pubbliche. Però insomma, sarebbe da pensare anche però alle logiche dei cittadini, dicono gli altri comitati, se noi abbiamo avuto qua il comitato che dice no alla costruzione del nuovo stadio proprio in via Tesio, proprio addosso delle case, dice potremmo anche essere d'accordo con la costruzione del nuovo stadio, ma perché costruirlo proprio addosso delle case? Beh, questo è un tema sul quale, come dire, si toccano le corde della paura di un qualche cosa, però bisogna andare a capire qual è il progetto davvero, perché qui stiamo parlando di uno stadio che è alto meno della metà dell'attuale San Siro, almeno così è stato presentato, e se così fosse è chiaro che la distanza dalle case, voglio dire, supponendo di immaginare la posizione attuale di San Siro, circa 350 metri, 400 metri dalle case, se fosse a 100 metri dalle case, uno stadio alto della metà non fa lo stesso tipo di impatto dal punto di vista visivo, per cui ovvio ci vuole logica. Se fosse messo a 10 metri dalle case non andrebbe bene, penso, a nessuno, no? Peraltro, voglio dire, stiamo parlando di persone che abitano in via Tesio. Esattamente. Il comitato del no, la distanza è gestibile, insomma. I comitati del no agiscono, come diceva Mauro, sulle paure. Innanzitutto parlano di distanze di 20-30 metri, cose insensate, perché già nei rendering attuali, negli ultimi rendering rilasciati, si parla di una distanza minima di 80 metri. Su questo, certo, il comune può intervenire e chiedere che gli 80 metri diventino 120, questo è legittimo. E poi loro puntano sul fatto di ristrutturare lo stadio, ma non si può imporre a un privato di fare un progetto secondo le mie esigenze, cioè non si può chiedere a un soggetto che mette i soldi di poi fare i progetti come voglio io. Allora noi chiediamo il comitato. Sì, Nicola, c'è chi però dice che in realtà in questo momento sono le squadre che invece impongono alla città il loro progetto. Certo, ma io dico che sia giusto, uno che mette i soldi ha anche il diritto che che il privato imponga al pubblico un progetto, dice. Sì, ma non è tanto che imponga al pubblico un progetto, tanto che presenti un progetto che rientra nelle sue esigenze anche di tipo finanziario. Per cui, voglio dire, se sono stati fatti una serie di analisi sulle quali la ristrutturazione di San Siro non è economicamente sostenibile, non credo che ci sia da scandalizzarsi del fatto che un investitore privato dica io non faccio un investimento se non è economicamente sostenibile. Secondo i vostri calcoli, quant'è il costo se non venisse fatto lo stadio lì? Il costo per la collettività, dico. Allora, innanzitutto ci sarebbe un costo sociale ingentissimo, perché vuol dire tenere quell'area abbandonata per anni, e quindi immaginate cosa vuol dire uno stadio così grande abbandonato, perché il comune, per sistemare quella struttura, avrebbe bisogno perlomeno, cifre proprio buttate lì così, ma non meno di 20-30 milioni di euro. E secondo voi poi il comune, un sindaco avrebbe il coraggio di impiegare 20-30 milioni di risorse pubbliche in uno stadio con tutti i problemi che ha un comune? Non ce la farebbe mai. Allora cosa succederebbe? Che lo stadio rimarrebbe in quella condizione di semi-abbandono per tantissimi anni. Cioè, tu dici c'è un po' il rischio per la Sharp, tu dici. Certo, ma quello è quello che è successo con una realtà molto più piccola. Poi cosa succederebbe? Ma abbiamo poi anche l'altro esempio, il Trotto attaccato e lì abbandonato da 20 anni, ok? 15 anni. E quindi cosa succederebbe alla fine? Lì c'è un costruttore che non vuole costruire. Sì, ma che verrebbe da dire anche forse, certo, aspetta che buttino sullo stadio. Perfetto, no, ma verrebbe da dire, infatti, no, ma è quello che succederà, cioè dopo, a parte che lì non è di proprietà del comune ma della SNAI. Sì, no, ma è già stata venduta anche per costruzione, sì, sembra, c'è un compromesso di vendita. Infatti. Ma voglio dire, rimarrebbe lì abbandonato per 15, 20, 30 anni fino al momento in cui arriva un costruttore privato, il comune esasperato lo vende per 4 soldi, e a quel punto sì che il costruttore privato ci imporrebbe delle volumetrie insostenibili, ma intanto noi ci siamo barcati per 20-30 anni questa situazione. Certo, il comitato del no, poi un'altra punta polemica, è composto prevalentemente da persone over 65 anni, loro se ne fregano di cosa succederà fra 20 anni. Ma noi abbiamo anche dei ragazzi, noi pensiamo anche ai nostri figli, siamo in un'età in cui abbiamo ancora davanti da vivere, speriamo, parecchio tempo, e vogliamo una zona che non sia abbandonata, ma sia una zona rinnovata. No, nel comitato del no, cioè diciamo non nel comitato del no, non è, non ho, è sbagliato dire così, ma diciamo nel fronte del no c'è anche ad esempio il municipio. Il municipio 7 è, certo, come la Lega, perché ne fanno una questione esclusivamente elettorale, per mettere in difficoltà il governo Sala, che al suo interno ha trovato alcune persone che non erano d'accordo, quindi volevano metterlo in minoranza e da questo punto di vista metterlo in difficoltà, perché non ci sono altre ragioni, perché Forza Italia in comune peraltro si è schierata a favore.
quindi Bestetti è abbastanza isolato nella sua posizione. Insomma, si capisce che è un tema davvero davvero complicato e dove ognuno porta un po' anche le sue sensibilità e interessi, giustamente. Ma questo poi... senza dubbio, però io penso che non si stia facendo una valutazione concreta dell'opportunità. Sicuramente voi comitate che siete a favore, ma avete una proposta in un certo senso. Appunto, quali sono le votazioni da fare? Il ragionamento di fronte a questa situazione è: reputo che sia sotto gli occhi di tutti che l'area dell'attuale stadio di San Siro è un'area che ha bisogno che ci venga messo mano, nel senso che ad oggi c'è uno stadio enorme, gigantesco, piazzato su una distesa di asfalto. Parliamo che è la terza attrazione più vista di Milano, però, sì, passano ma, turisti tutti i giorni da quel piazzale. È interessante vedere i commenti dei turisti che passano da San Siro. Nel senso che è, ribadisco, è evidente che sia in uno stato di continuo degrado, no? Rispetto a come era nato lo stadio di San Siro all'interno della cittadella dello sport, con il palazzetto, una serie di altre cose. Oggi è un'area dove rimane San Siro, tutto ciò che c'è attorno dà molto il senso dell'abbandono. Abbiamo attorno un parcheggio che viene utilizzato solo esclusivamente durante le partite, durante tutto il resto dei giorni è completamente vuoto, anzi a mezzo allagato. La polizia di metropolitana non aveva un parcheggio di interscambio. Esatto, abbastanza curiosa questa cosa. Tanti parcheggi liberi in zona. E questa è la nostra richiesta, quella di cogliere questa occasione per prolungare la M5 fino all'interscambio di via Novara, dove c'è il parcheggio dell'Expo abbandonato. E questo avrebbe, una ripercussione importantissima non solo sull'affluenza delle persone allo stadio la domenica, ma anche sulla viabilità ordinaria, perché via Novara verrebbe decongestionata in maniera... Facciamo l'area B, siamo d'accordo, per decongestionare il traffico delle macchine, portiamo la M5 fino a metà via Novara. Sono 4 km, 150 milioni di investimento. Chiediamo ai club di intervenire, chiediamo soldi, chiediamo di fare infrastrutture, non abbandoniamo la zona. Dicevo, tornando al punto della questione, no? Qui siamo di fronte al fatto che c'è l'opportunità di un privato, le due squadre, con uno che ci sta dietro, che decidono di dire: noi proponiamo di fare questo investimento. Allora, come dire, non è che la logica, le alternative di questa cosa siano: io adesso vado a dire al privato come deve fare l'investimento, ma la logica dovrebbe essere quella di: decido se mi interessa o non mi interessa che il privato faccia l'investimento. Poi evidentemente con dei limiti, non è che debba essere concesso tutto alle squadre, ci mancherebbe altro, ci sono delle regole, vanno rispettate, e questo è più che logico. Però il tema è: il privato fa una proposta, dall'altra parte in qualche modo, voglio dire, o si va incontro a questo genere di proposta, oppure è abbastanza evidente che il privato non farà l'investimento. Allora il tema non è: scelgo se mi piace di più la ristrutturazione del Meazza piuttosto che quello che mi propongono di fare i privati. Ma il tema è un po' il derby che interessa... c'è adesso, cioè per assurdo il Milan Inter si sono messi insieme anche tifosi in questo caso, ma il tema è: lo butto giù o non lo butto giù? Cioè il tema è solo, quello, no? Il tema specialmente è: accetto che venga fatto un investimento che riqualifica la zona, oppure non lo accetto e lascio quella zona in degrado? Perché questo è il tema reale che ci sta sotto in questo discorso. Il problema è che anche sul tema degrado, appunto, c'è chi ha definito, non so, Carlo Scaroni l'ha definita una landa desolata, e c'è chi giustamente dice: no, la landa desolata sarà Scaroni, casa tua. Scaroni è stato gentile a definire una landa desolata, perché lei diceva che è il terzo polo più visto dai turisti a Milano, non lo so, quel dato non ce l'ho. Io so museo dello stadio. Ecco, allora però noi proviamo a vedere anche cosa succede la sera o quando non ci sono le partite, i crocicchi drogati, chi fa le gare con le moto, con le macchine e cose di questo tipo. È una landa desolata. È stato gentile Scaroni, è vero, ha ragione. Ma peraltro da un punto di vista estetico, ribadisco, cioè se uno osserva l'area dello stadio, al di là dello stadio c'è un'enorme piazza di asfalto e una cosa che viene definita parco da qualcuno, che oggettivamente è terra di riporto buttata sopra le fondamenta. Però finalmente c'era un parco, finalmente lì c'è stato un parco, e comunque appunto c'è, per anni c'è stato il cadavere dell'ex palazzetto. C'è un bel laghetto, so che c'è un bel laghetto quando piove, perché so che non è proprio costruito al meglio. Una notazione simpatica. Però si dice proprio lì adesso dove abbiamo finalmente un po' di verde. Attenzione, questo è un tema, certamente. Voglio dire, ma
nessuno sta pensando di dire non vogliamo avere verde, ma il progetto che viene presentato dello stadio prevede di avere molto più verde di quanto ce n'è oggi, okay. Fatto in maniera diversa, senza ombra di dubbio, ma molto più verde di quanto ce n'è oggi. Poi una notazione simpatica, perché alcuni componenti di quelli che chiamiamo i comitati del no, che adesso difendono tanto quel pezzo di, che loro chiamano parco, ecco, siccome io ho visto da vicino la vicenda, sono stati degli estremi oppositori a fare quel parco, perché sostenevano che all'interno di quello che erano i resti del palazzetto dello sport, nel frattempo erano cresciute delle specie biologiche che andavano difese, quindi si erano strenuamente opposti a quel parchetto, cioè questo per dire la mentalità. Sì, beh, poi rimaniamo sul fatto che chi abita lì lo sa perfettamente, quello non è un parco frequentabile, tant'è che non è frequentato, vuol dire non c'è nessuno che va in quel parco diventa un pezzo di passaggio quando ci sono le partite con tifosi che, voglio dire, certamente non lo trattano nel migliore dei modi. Ma perché, oltretutto? Perché sicuramente in un ambito di quel tipo, cioè in una situazione che quando esci dallo stadio ti trovi in mezzo a parcheggi, un parco assolutamente inesistente, un muro con su delle specie di graffiti messi in qualche maniera, per carità, i tifosi a livello mondiale non sono certamente l'esempio dell'educazione massima, no. Però sicuramente se trovano una situazione meglio tenuta è più facile che venga gestita un po' meglio. E poi un'altra cosa, c'è anche una questione di sicurezza, perché chiamiamolo pure parco, ma io invito chiunque a fare una passeggiata la sera lì, c'è un problema di sicurezza, perché di incolumità delle persone, specialmente magari una ragazza con il cane non si addentra in quel parco la sera, poco illuminato ma frequentato. Anche il tema della sicurezza è un tema a cui noi teniamo molto. Più che mal frequentato, direi non frequentato. Non frequentato, per cui, però, dire, appunto, se vedi qualche comune abbandonato deserto, uno non riesce. Molti, a Molti ovviamente fanno il parallelismo con City Life, nel senso l'intervento potrebbe essere simile o comunque impattante sulla città in quel tipo di cose. E anche Porta cosa. Nuova. E molti, sì, e molti dicono appunto, magari ci può sul nuovo City Life, altri dicono oddio no, un altro City Life. Perché questa paura e perché invece sarebbe, secondo voi? Ma noi, voglio dire, ci auspichiamo che diventi un qualche cosa tipo City Life, perché non dimentichiamoci che l'area di San Siro, l'area delle abitazioni interessate da un punto di vista estetico su questo tipo di progetto, è un'area nella quale non c'è assolutamente nulla, cioè ci sono due cose in Via Tesio, un bar storico e una pizzeria storica, non c'è null'altro. Per andare ad una farmacia bisogna prendere l'automobile, per andare al supermercato bisogna prendere l'automobile, per andare ad un negozio di qualunque tipo bisogna prendere l'automobile o la bicicletta, se sì, preferiamo, se vogliamo essere più green, però voglio dire, cioè, non ci sia, stiamo parlando di oltre un chilometro di distanza, quindi un qualche cosa dove banalmente una persona anziana non lo fa. Per cui il fatto che sorgano dei servizi in prossimità di quella zona sicuramente non lo vediamo come una cosa negativa, anzi ben venga che sorgano dei servizi. E il rischio Movida come lo mettiamo? Il rischio Movida, scusi, appunto il Movida... Io sono vecchio dentro, sì, quindi non ho necessità. No, ma anch'io non andavo in discoteca quando avevo 20 anni, però appunto torno al tema precedente, cioè il comitato del no, spiace dirlo, ma è composto prevalentemente da una generazione... Ma anche molto, giovani, no, del no, sono lei molti... guardi, no. Pestetti è giovane, ad esempio. Sì, ma Pestetti non fa parte del comitato del no, lui è una questione puramente elettorale, okay. Suo personale. La invito alle riunioni del comitato del no e si renderà conto, perché non si può parlare di Movida. Secondo lei Movida City Life non mi pare proprio un ambiente molto tranquillo. E voglio portare un esempio personale su City Life, visto che l'abbiamo citata. Prima di trasferirmi in Via Tesio abitavo in Mose Bianchi a Mendola Fiera, e mi ricordo che al tempo, parlo degli anni 2007, quando si iniziò a parlare di City Life, nacquero dei comitati di quartiere che si opposero in maniera strenua alla costruzione di quegli edifici, e avevano le stesse argomentazioni dei comitati del no di San Siro, cioè che costruendo quelle torri le avrebbero tolto la luce e avrebbero fatto ombra alle altre case, che avrebbero distrutto i prezzi del mercato immobiliare in quella zona, che sarebbe creato un traffico immenso. Ecco, è successo esattamente l'opposto. La zona è stata riqualificata, è più sicura, è più verde. I prezzi delle case qua sono un altro tema, nel senso che se si alzano, insomma, già sono belle alte, i prezzi delle case sono a San Siro. È vero che sono alti, in questi anni sono discesi notevolmente, per un motivo molto elementare, glielo dico, perché essendo declinate le squadre di calcio, non avendo più i campioni che c'erano un tempo,
diciamo che 10-15 anni fa sia Inter che Milan avevano tantissimi campioni che guadagnavano somme enormi. Alcuni abitavano anche via Tese. Eh sì, si compravano la palazzina intera. Adesso invece Milan e Inter hanno giocatori, l'Inter adesso ha recuperato, ma hanno giocatori che guadagnano nettamente meno rispetto per esempio a Ronaldinho, Kakà, quella gente. E quindi anche loro hanno meno disponibilità per acquistare. Inoltre, rispetto ad allora, oggi c'è la concorrenza di City Life e di Porta Nuova. Per esempio, di questi giorni che Icardi si è trasferito da San Siro e è andato in Porta Nuova, perché questi cercano circolamente degli immobili di maggior pregio. Immaginate voi se San Siro viene abbandonato: sicurezza che va a zero, valore delle case che vanno a zero, rischio di ladri da tutte le sere perché non c'è più controllo. Però entriamo nelle opinioni, però voglio dire le importanti ristrutturazioni di qualificazioni che sono state fatte a Milano, quindi City Life, Porta Nuova e alcune altre zone. E vedremo cosa succederà in Farini, ad esempio. Esatto, ma ce ne sono diversi, insomma, voglio dire. Comunque sono cose che poi, per carità, i gusti sono chiaramente sempre discutibili, però hanno reso Milano sicuramente più attraente a livello internazionale, i commenti sono assolutamente visibili, viene considerata come una città all'avanguardia sotto questo profilo, creando peraltro delle zone che rispetto a quello che c'era prima sono zone che per chi ama il verde e questo genere di cose sono molto più ben messe rispetto a quello che poteva essere in passato. Quindi voglio dire, parlare quando si parla di cementificazione è un qualche cosa che fa un po' sorridere rispetto a quello che sono questo tipo di nuove opere. Cioè, il comune, poi per carità siamo in una città, il compito, non siamo in mezzo ai campi, però. Secondo noi il compito del comune appunto si inserisce in questo, cioè di andare a discutere con i club e non permettere che possano costruire all'infinito, porre dei limiti. Ecco, proprio su questo visto che siamo quasi in chiusura, ti faccio l'ultima domanda, Nicola. Al momento stiamo ragionando comunque su due progetti fondamentalmente, perché poi sono due stadi, non sappiamo quale dei due verrà fatto, molto generico però ancora, cioè non si è ancora ben capito volumetria, non si è ancora ben capito cosa verrà fatto dall'altra parte, non è ancora purtroppo complicato gestire anche politicamente parlando e socialmente parlando una gestione dove una situazione in cui proprio è troppo generico il progetto. Scusi, però voglio ricordare quali sono le tappe, perché ci sono anche delle norme, dei diritti legislativi da rispettare. Allora, come funziona una procedura di questo tipo? Allora, c'è la fase iniziale che viene attivata dall'investitore privato, il quale presenta un progetto di massima e dice al comune: comune, sei interessato alla realizzazione di questo intervento? E il comune deve dire sì, mi interessa, no, non mi interessa. A quel punto, se dice sì, mi interessa, come ha fatto il Comune di Milano mettendo dei paletti, si apre la fase. Il Milano sembra che abbia detto potrebbe interessarmi, sarebbe quasi. C'è una delibera, diciamo le cose come stanno. Il Comune ha detto sì all'approvazione del progetto presentato da Milan e Inter, ponendo 16 condizioni. Perfetto. Che ha lasciato molto generiche per avere una possibilità di trattativa, anche perché sa, l'ha scelto di passare attraverso il Consiglio, ma non era necessario, perché questa delibera è di competenza della Giunta. Ora la palla passa alla Giunta e a questo punto devono andare a definire nel dettaglio quelli che sono i punti del progetto. Chiaramente Milan e Inter non potevano prima presentare un progetto dettagliato, perché dovevano capire, rispettando l'iter legislativo, se c'era questo interesse. A questo punto si apre la fase progettuale, dove si vanno a definire i singoli dettagli. E chiaramente il comune è giusto che ponga dei paletti, però quello che diciamo noi, non deve porre dei paletti tali per cui l'operazione è insostenibile economicamente. Peraltro qui c'è un tema abbastanza importante, nel senso che questo progetto coglie da parte delle società l'opportunità prevista dalla legge nazionale sugli stadi. E dall'altra parte ovviamente c'è un'opposizione, perché si dice le volumetrie così diventano troppo importanti. Allora, ci stanno questo tipo di ragionamenti, però è chiaro che bisogna anche andare a trovare un compromesso su queste cose, perché la legge sugli stadi non nasce per sbaglio, ma nasce per il fatto che per investire in uno stadio, col solo stadio non si rientra dell'operazione, per cui tutto ciò che ci sta attorno diventa un fattore essenziale da un punto di vista economico. Su questo voglio anche ricordare un altro aspetto, che l'Italia è la nazione più arretrata dal punto di vista dell'innovazione degli stadi. In realtà in Italia finora se ne è fatto solo uno di stadio nuovo, che è delle Alpi a Torino, cioè lo Juventus Stadium a Torino. Se noi guardiamo un giro per il mondo, perché bisogna guardare un po' cosa succede nelle altre parti del mondo, se andiamo a vedere lo stadio del Tottenham, tanti italiani fanno stadio all'estero, questo è vero. Allora, queste due società, gli studi di architettura, hanno progettato gli stadi nati in giro per Europa negli ultimi due anni. Ad aprile è stato inaugurato lo stadio del Tottenham, costato 1 miliardo di sterline in centro alla città, e nessuno ha detto niente a Londra. L'hanno fatto, punto. E a Londra ne hanno fatti altri 4-5,
se voi andate a vedere le foto, sono tutti vicinissimi alle case, ma con le tecnologie moderne, l'impatto acustico, l'impatto delle vibrazioni, le tecniche anche di uscita delle persone dallo stadio vengono fatte in modo tale che non impattano. Cioè lo stadio nuovo impatterà il 60% in meno dal punto di vista acustico del vecchio San Siro, quindi è un vantaggio anche per quanto Vasco, riguarda le sirene. Vasco Rossi ci ringrazierà per questo, così almeno potrà finalmente fare il gruppo che vuole. In chiusura, appunto, i progetti sono due. Personalmente, quale è che vi auspicate che... Ma io non ho nessuna scelta, questo decideranno le società valutando i diversi aspetti, insomma. Personalmente mi è abbastanza indifferente, li trovo entrambi belli e piacevoli dal punto di vista di quello che sono il po' di rendering che sono stati presentati e ovviamente voglio dire... Prossimi step quali sono? Anche del comitato? Oh, per il progetto i prossimi step quali sono adesso? Allora, per il progetto i prossimi step c'è la venerdì, c'è la giunta che deve andare a dare delle indicazioni più precise e noi facciamo pressing sul sindaco affinché prenda delle decisioni molto serie, molto veloci e che trovi un giusto compromesso con le squadre. Cioè non si focalizzi sul voler mantenere a tutti i costi uno stadio, due anelli di uno stadio che servirebbe a poco. Trovate una soluzione che sia confacente per tutti e date il via a questo stadio. Noi invece come comitato organizzeremo nel corso del mese di novembre un incontro in cui inviteremo chiaramente la cittadinanza, contiamo di invitare anche Milan Inter e possibilmente rappresentanti del comune per vedere a che punto è l'opera, per vedere gli step e per discutere su possibili miglioramenti e da presentare alle squadre nella realizzazione del loro progetto. Ecco, per seguire le tappe del comitato dove vi troviamo? Sul sito www.progettosansiro.it oppure su Facebook allo stesso nome. Perfetto, grazie mille. Allora io davvero risentiamoci man mano che vado avanti, seguiamo la situazione da vicino, ma comunque appunto è di interesse di tutto quanto a Milano e soprattutto poi anche di chi abita nella zona di San Siro, e noi ne siamo qua molto molto vicini allo stadio, quindi siamo ben contenti di seguire tutte le vicissitudini e tutta la dinamica che c'è intorno alla costruzione del nuovo stadio. Quindi fateci sapere tutto, perché appunto è importante per tutta la Lombardia, anche perché c'è un risvolto importante dal punto di vista dell'occupazione che viene sempre dimenticata. E soprattutto sbrighiamoci, perché nel 2026 qua dietro ci serve lo stadio per fare l'inaugurazione delle Olimpiadi, che va fatto in qualsiasi caso. Questo quindi è davvero un punto fondamentale. Cioè qualsiasi sia la decisione che si arriva a prendere, è fondamentale che sia presa in maniera rapida, perché ci sono delle tappe che ci aspettano importanti. Infatti va bene, grazie mille a Nicola Pelosi e Mauro Fagioli del Comitato Progetto San Siro, grazie mille davvero. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, noi ci rivediamo domani alle 12.30 sempre qui in diretta su Milano All News. Per qualsiasi cosa potete scriverci, siamo a vostra disposizione, scrivete alla redazione oppure qui sotto nei commenti a questa diretta. Grazie mille, arrivederci.